Benvenuti allo stand KTM Motorbike Expo di Verona. Siamo qua con i prodotti di questo 2012, tutti i modelli Air 2012 presentati nella gamma ufficiale della casa di Matti Goffen. Iniziamo una carrellata su quelle che sono le novità proposte. Nel settore off-road tutta la gamma ovviamente XC, cavallo di battaglia, best seller per quanto riguarda il prodotto da enduro, quindi qui abbiamo il 125 e poi abbiamo il 350 quattro tempi a rappresentare la gamma due tempi e la gamma quattro tempi completissima per quanto riguarda KTM. Novità accanto alle XC è la 690 Enduro R, un monocilindrico quattro tempi, 690 centimetri cubici, una moto diciamo tuttoterreno, non specialistica per chi vuole fare enduro e gare, ma che per chi vuole godere della natura e quindi andare a fare delle belle passeggiate nei boschi. Nei boschi si può andare anche con un'altra novità KTM rappresentata dalla Freeride, una moto con un motore 350 quattro tempi, una moto che apre una nuova frontiera per quanto riguarda il fuoristrada, una moto che è a cavallo tra un enduro specialistico ed una moto da motoalpinismo. Un concetto nuovo per andare in fuoristrada con un motore di 24 cavalli, silenziosissimo, ruote che possono artigliarsi, aggrapparsi, arrampicarsi dove si vuole, l'oggetto del desiderio per quanti non riescono a guidare una moto da enduro ma vogliono comunque divertirsi in montagna. Questo il prodotto da enduro presente qui a Motorbike Expo. Un altro oggetto del desiderio della gamma KTM è rappresentato delle moto SX, moto con le quali Ken Roczen, numero 94, ha conquistato il titolo di campione del mondo nell'anno 2012 nella classe MX2 con una 250 quattro tempi e Tony Caroli con la sua 350, innovativo prodotto per quanto riguarda la classe MX1 che normalmente gareggia con moto 450, ha fatto altrettanto. Sono due moto presentate qui in versione replica con molte power parts, ovvero con molti gioielli applicati alla moto di serie che ripropongono al cliente normale la moto con la quale, ripeto ancora, Roczen e Cairoli hanno conquistato il titolo di campione del mondo. A Verona quindi le novità non sono soltanto rappresentate dalla gamma di quello che è il cavallo di battaglia per quanto riguarda KTM, quindi l'off-road, ma anche dall'off-road. Quindi ora ci trasferiamo nel settore off-road di KTM che rappresenta il 50% della Motorbike Expo ma anche il 50% del prodotto venduto per KTM. Presente tutta la gamma dei bicilindrici a cominciare dal 990 Supermoto R, tutte le moto R di KTM sono quelle dal telaio arancio, sono quelle performanti, sono quelle che divertono alla guida, sono quelle che anche qui a Verona hanno riscosso tanti consensi. 990 Super Duke R in versione biposto, quindi con le pedane del passeggero, e poi 990 Adventure nella nuova livrea della gamma 2012 con la colorazione bianca, la sella in alcantara, insomma tutte le novità per avere una moto travel che accontenti chi vuole viaggiare ma anche chi vuole utilizzare la moto tutti i giorni. 990 Supermoto R, 990 Super Duke R, 990 Adventure e poi 990 SMT, un'altra delle moto molto interessanti di KTM, sempre motore LC8, sempre bicilindrico, uno dei bicilindrici più leggeri della categoria. Una moto molto apprezzata soprattutto per la possibilità di fare delle grandi pieghe ma anche dei grandi viaggi, a differenza ad esempio del 990 Adventure, le ruote da 17 con il medesimo propulsore ed ovviamente confermata la novità per quanto riguarda la SMT
dell'ABS che avevamo già visto proposto all'EICMA di Milano. Di fronte ai gioielli di KTM per quanto riguarda le moto bicilindriche abbiamo i nuovi monocilindrici, quindi la SMC in versione R, anche lei quindi proposta con il telaio arancio, una moto aggressiva, una moto da grandi pieghe, una moto con molti dettagli curati nei particolari, una moto leggerissima, siamo al di sotto dei 140 kg di peso, una moto che magari chi vuole utilizzare in città e poi utilizzare anche la domenica per andare a fare delle pieghe dei tornanti può acquistare per avere tanto tanto divertimento. Accanto alla 690 SMC, il 125 più venduto del 2011, 125 Duke, qui portato in versione Power Parts al 110%, un monocilindrico quattro tempi con 11 kW, una moto molto curata nei dettagli, iniezione Bosch, una forcella VP, insomma una moto molto bella che piace molto ai sedicenni e che qui vediamo in una livrea molto particolare, molto aggressiva, anche questa è una moto molto leggera di 125 kg di peso. E poi quella che sarà il cavallo di battaglia per quanto riguarda KTM in questo 2012, la 690 Duke R, una moto anche qui al Motorbike Expo proposta in versione Power Parts, super accessoriata con Akrapovic, con degli adesivi particolari, cerchi marchesini, una moto che quest'anno rappresenterà il prodotto, speriamo, vincente per KTM. Sostituisce un altro cavallo di battaglia, la vecchia Duke di KTM, che verrà quest'anno sostituita da questo prodotto in consegna insieme a tutte le altre novità, quindi all'Enduro R, all'SMCR dal mese di marzo presso tutte le concessionarie. Tutti i concessionari avranno a disposizione la gamma demo per andare a provare e a testare le novità di KTM, che speriamo continuino a rappresentare un grande interesse per quanto riguarda gli appassionati. Qui al Motorbike Expo ne abbiamo avuti davvero tanti, tante sono state le domande che ci sono state poste. KTM non è solo off-road ma è anche tanto tanto on-road, tanto divertimento, tanta qualità per un prodotto che ultimamente, fortuna per noi, rappresenta davvero un'importante quota nel mercato italiano. Grazie del vostro giro e arrivederci al prossimo viaggio in KTM per guardare le moto ma soprattutto per guidarle e per provarle.